Beh, ritornati in studio, come anticipato nella prima parte del nostro telegiornale, abbiamo due graditi ospiti, il sindaco di Ceraso e presidente Consac, Gennaro Maione, e il sindaco di Pisani, buongiorno sindaco, e il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. Buongiorno sindaco e ben ritrovati a entrambi, perché stare nei nostri studi alla vigilia del Ferragosto, insomma... No, ma siamo venuti per il caffè. Ecco, lo faremo preparare, il caffè, ecco, il sindaco di Pollica lo volevo offrire, no, il sindaco di Ceraso che lo volevo offrire al sindaco di Pollica, vabbè, caffè a parte. Io mettevo la location e lui il caffè. Ad Acciaroli, oppioppi. Allora, siamo invece ospiti nei nostri studi perché naturalmente vogliamo affrontare questa delicata questione, quella dell'emergenza idrica in alcuni comuni del Cilento, tra cui Pollica, San Mauro, Cilento e Montecorice, una vicenda al centro in questi giorni di non poche riflessioni, anche dei toni piuttosto forti, una riflessione fatta a mezzo stampa. Ora invece vogliamo ascoltare della viva voce dei due protagonisti qual è la situazione e quali naturalmente possono essere le soluzioni, quali sono già le soluzioni messe in campo da Consac. Allora sindaco, io inizierei da lei perché lei insomma che ha lanciato questa provocazione. Lo abbiamo qui, il sindaco di Ceraso, lei ha detto non è cosa tua, diciamola proprio in maniera spicciola, non sei in grado di gestire questa situazione, devi dimetterti da presidente di Consac. Allora, mia, resta sulla sua posizione. Ma la mia affermazione prende le mosse non certo da un mio divertimento personale, dal fatto soprattutto che in un momento di crisi e di grande pressione per il servizio idrico integrato che abbiamo sul nostro territorio, insomma, ci si attende anziché un comunicato stampa, quantomeno che qualcuno risponda al telefono, se non il presidente, il direttore generale della società, insomma, come dire, mi appare oltremodo inopportuno che alla vigilia di Ferragosto si pensi a lanciare un comunicato stampa per dire abbiamo risolto ma c'è qualcuno che non vuole risolvere, insomma lo puoi fare a settembre ragionandone con calma, mi pare molto strumentale, sono cose che non accetto, soprattutto quando riguardano il territorio da me rappresentato e il comune da me amministrato, perché ritengo che se dichiari di volere il confronto devi predisporre il tutto affinché il confronto avvenga correttamente. Allora, che cosa non è andato secondo lei? Lei è arrivata a questa, come dire, posizione. I miei cittadini mi hanno chiesto, sindaco, ma perché non vuoi fornire l'acqua alla collina, ci vuoi far soffrire, perché non aderisci alla proposta di Consac? È difficile spiegare ai cittadini che la delibera del comune non ha nessun valore giuridico affinché Consac possa provvedere, che tu non sei contrario all'impianto che vuole fare Consac, ma semplicemente non conosci il progetto che non ti è stato inviato. Insomma, ci sono una serie di dettagli, soprattutto dettati dall'opportunità del modo di porre le questioni, non ultimo, come ho detto già ieri in diretta, ci siamo visti a Consac per altre questioni, se ci fosse stata questa necessità impellente della delibera, che la mia delibera poteva in qualche modo bloccare il progetto, mi sarebbe stato possibile discutere di questa cosa anche in quella sede, invece di nulla si è parlato riguardo a questa cosa, c'erano state delle telefonate tra me e il direttore Parrilli precedentemente, che tuttavia non mi ha sollecitato più di tanto la cosa, perché diciamo è impossibile cominciare i lavori ad agosto e soprattutto, ripeto, il valore della delibera del Comune di Pollica è circa pari a zero. Questo è quello. Quindi non è la sua posizione che impedisce di andare avanti. Ma non deve, la mia non deve, perché Consac ha una classe dirigente, ha un suo organo di governo che è stato eletto in assemblea, che è stato rinnovato, a cui è stato dato nuovamente fiducia e deve portare avanti tutto quello che ritiene opportuno per dare soluzioni ai problemi. Ecco, questo questa delibera è la punta di un iceberg, di una situazione che secondo lei negli uffici di Consac, nella gestione Consac, deve essere rivista o il punto di partenza? Per quanto mi riguarda ci sono delle perplessità che avrei preferito discutere nella sede societaria di Consac per capire come mai non vengono effettuati determinati interventi, invece vengono fatte altre cose, insomma queste sono cose, sono dinamiche che la proprietà di una società deve assolutamente mantenere, soprattutto quando la società è in house, però continuo a non capire per quale motivo noi dobbiamo uscire con i comunicati stampa a Ferragosto per dire il sindaco di Pollica non ha fatto la delibera per il progetto, quindi non, tra le righe si dice non partecipa al progetto,
Veneto e con il sindaco di San Mauro, insomma, questo mi sembrano tanto delle banalità che non interessano i cittadini. Allora, Presidente, questo progetto, questa delibera, questo comunicato? Sì, tralasciamo le banalità e tu sai, Carmela, io non amo molto le telecamere, non amo, diciamo, apparire, però ritengo doveroso oggi essere qui con il sindaco di Pollica per chiarire innanzitutto ai cittadini alcune inesattezze che sono state dette a gran voce in questi giorni e che meritano chiarezza per dare fiducia e sicurezza non solo ai cittadini del territorio ma anche a tutti quelli che vengono nei nostri territori e poi anche per fare giustizia ad una struttura in cui lavorano 120 persone tra operai, dirigenti e funzionari che quotidianamente, soprattutto nei periodi più complessi come l'estate o d'inverno quando ci stanno criticità ambientali, lavorano di notte e di giorno. Quindi è giusto che si faccia chiarezza e si dicano le cose come stanno. E, la situazione idrica del territorio non la devo raccontare io oggi. E siamo sia Stefano che io cresciuti e viviamo in questo territorio e io che ho frequentato molto la costa tra Pollica e Castellabate dove ho casa e trascorro le vacanze so bene quali sono state da sempre le criticità di quel territorio, quindi la crisi non c'è oggi ma c'è da sempre, ok? Quindi ragioniamo di problemi che vengono da oltre 25 anni. Lei è alla guida di Consac? Da tre anni, chiariamo anche questo aspetto. Rinnovato tre mesi fa, eletto nel 2019, eletto nel 2016, rinnovato col CDA in gran parte nel 2019, quindi sono 3 anni e 1 mese e mezzo, se vogliamo essere precisi, non 5 anni come si è scritto da parte di qualcuno, però sono 3 anni in cui questa governance sta amministrando questo ente. Per cui diciamo, noi raccontiamo di problemi che vengono da oltre un ventennio. Che cosa abbiamo fatto noi in questi 3 anni? Okay. Abbiamo strutturato un piano per risolvere su tutto il territorio il problema idrico. Siamo partiti, avevamo delle emergenze grosse e soprattutto avevamo delle soluzioni più immediate in termini di realizzazione e quindi noi con la realizzazione di un pozzo a Sanza, di una premente nel Golfo di Policastro, i lavori che si stanno ultimando a Camerota di un nuovo pozzo e di un pozzo a San Giovanni a Piro, abbiamo dato respiro e risolto problemi che vengono da 20 anni in tutta quell'area, cioè anche nei comuni interni, perché noi parliamo di Morigenari, parliamo di Caselli in Pitteri, parliamo di comuni dell'interno che 2 anni fa e gli altri anni hanno sofferto in maniera drammatica l'emergenza idrica e la crisi idrica. Quindi con la realizzazione del potabilizzatore di Ascea, che è stato anche appaltato e di cui i lavori sono iniziati, noi dal Golfo di Policastro ad Ascea abbiamo sostanzialmente superato quelle sacche di criticità. In 3 anni di lavoro duro da parte di una struttura e di tecnici essenziali e necessari per poter progettare e seguire queste opere. Manca nella ultima azione di questo piano a cui noi siamo stati chiamati a dare supporto e per risolverlo, il Monte Stella, Pollica in particolare, San Mauro e Monte Codice. Quindi è una questione di tempi? È una questione di tempi, è una questione di tempi e di fondi. E il potabilizzatore di Casalvelino è un potabilizzatore, un intervento che noi abbiamo sollecitato e presentato alla regione già da qualche anno e abbiamo atteso per più di 2 anni e mezzo, 3 anni che ci venisse finanziato, perché parliamo di circa 1 milione di euro. Poi con la gara effettuata in sede ribasso noi riusciremo a realizzarlo con 800.000 euro e qualcosa di più. E nel momento in cui ci rendiamo conto che la regione non ci finanzia, non ci può finanziare, ci sono difficoltà complessive in termini di approvvigionamento di fondi, decidiamo di intervenire direttamente, quindi carichiamo Consac di un mutuo per realizzare questo intervento e completare opere strategiche che dovrebbero, salvo eventi eccezionali, risolvere definitivamente il problema della crisi. E fondi che
il sindaco di Pollica diceva vengono messi in tariffa. In tariffa Consac riesce a mettere esclusivamente ogni anno 650.000 euro per opere straordinarie e per interventi strutturali. 650.000 euro su 55 comuni soci sono niente, perché tu con questi soldi devi manutenere il serbatoio, devi cambiare i 50 metri di tubo al centro del paese che perdono, quindi non sono fondi che, cioè non ci sono fonti di approvvigionamento che ti consentono di realizzare queste opere. Perché chiediamo l'assenso ai comuni? Due le considerazioni. La prima è per un dovere di partecipazione. Nel momento in cui o Consac interviene su un comune, lo abbiamo fatto su tutto il resto del territorio, perché tutti gli altri progetti sono stati condivisi e ragionati con le amministrazioni, abbiamo fatto lo stesso anche con il Monte Stella. Non l'abbiamo richiesta e sollecitata oggi ad agosto, lo abbiamo fatto nel mese di giugno, Stefano, che nel mese di giugno noi abbiamo fatto una prima richiesta. È vero quello che dici tu, che il tuo assenso non è necessario, assolutamente, è verissimo e lo dico in maniera a chiare lettere, cioè non serve il consenso del Comune di Pollica per realizzare l'opera, però in un intervento che interessa il Comune può essere opportuno sentire anche la voce del Sindaco. E ti aggiungo di più, per dare proprio massima chiarezza a quello che è stato il comportamento e l'attività di Consac, se non ci fossero state duri attacchi, dure polemiche rispetto all'intervento che noi volevamo realizzare, non era nemmeno necessario avere un atto di assenso scritto, sarebbe stato sufficiente una telefonata di condivisione di un progetto che tra l'altro è pubblicato sul sito da almeno 7 mesi, rispetto al quale ci potevamo sentire e dice sì, va bene, mi risolve il problema, possiamo andare avanti. Siccome però in maniera strumentale si voleva stigmatizzare un'opera utile per il territorio, a questo punto abbiamo ritenuto opportuno avere atti di assenso formale. Allora, ma guarda, devo dire la verità, continuo a non capire di cosa stiamo parlando. Noi siamo di fronte ad un ragionamento che purtroppo non serve minimamente ad alleviare i dubbi che ho rispetto a quello che si sta facendo. Che cosa contesta al Presidente allora, Maione? Se il Presidente Maione mi dice che può mettere in tariffa 650.000 euro per gli investimenti strategici e strutturali, quindi non di manutenzione ordinaria, vuol dire che lui deve dare delle priorità di investimento. Gennaro, tu hai detto questo adesso. Sì, però... scusami se ti interrompo, 650.000 euro sì. Servono per sistemare il serbatoio che ha necessità no. di essere... No. Gennaro, voi quando avete avuto l'affidamento del servizio, cosa che vabbè, tu... chiari poi su questo... Sì, no, quando voi avete presentato un piano di investimenti, sì. Attraverso il quale avete avuto l'affidamento del servizio. Sì. Nel piano degli investimenti che voi avete presentato c'erano diversi interventi. Sì. Questi interventi dovevano essere ricompensati in tariffa. Sì. Bene. Allora, la tariffa, l'aumento di tariffa che vi viene acconsentito in misura proporzionale rispetto a quello che potete fare, insomma, ci sono una serie di parametri che agli utenti non interessano nemmeno. Io quello che vi dico, voi dovete decidere quei 650.000 euro se ci volete pagare il mutuo per le manutenzioni e le toppe ordinarie, oppure se volete decidere di pagare una rata di mutuo, perché il concetto è, voi non potete pensare di affrontare gli investimenti con una spesa corrente che vi determina la tariffa di 650.000 euro, ma al massimo una parte di quei 650.000 euro, diciamo 300.000 euro all'anno, li potete utilizzare per pagare la rata di un mutuo ventennale, questo è il concetto, e quindi la potenzialità di investimento cresce. Ma da questo punto di vista c'è una scelta gestionale che io non contesto in televisione, vengo in assemblea e ti dico guarda Gennaro, per me c'è questo problema, dovete secondo me scegliere un'altra via, ma io sono un socio. Il concetto invece dell'opera del potabilizzatore fa acqua da tutte le parti. Se tu mi mandi la nota il 20 di giugno e mi chiami e mi dici avrei bisogno della lettera di assenso, tu mi mandi il progetto, non dopo che hai pubblicato la gara di appalto per il potabilizzatore e la condotta, perché o ti va bene come hai fatto prima, cioè che pubblichi la gara e mi dici stiamo risolvendo e io ti do fiducia, oppure quando poi mi chiedi la lettera di assenso e tu mi mandi il progetto, perché sennò la struttura di Consac non funziona.
perché vuol dire che tu non mi stai partecipando al progetto, tu mi stai partecipando, le scelte già fatte vuoi da me che io in qualche modo ci metto una toppa, ce la posso pure mettere. Non è quello il concetto, ma non mi puoi dire che i comuni devono fare una lettera d'assenso per un'adduttrice che da Casal Velino porta l'acqua al primo serbatoio, che è quello di Bollica, per poi portarla al resto della collina con il potabilizzatore, e che intervieni nel mio comune. No, nel mio comune non intervieni, se non per una piccola parte, che è quello che serve a raggiungere la condotta, a portare la condotta nel mio serbatoio. Ma c'è un altro problema: se io non conosco il progetto che voi avete fatto in dettaglio, e non, perché non ho avuto modo di studiarmelo perché l'avete già appaltato, ti dico, guarda Genova, probabilmente la scelta di mettere, di raddoppiare il tubo e lasciare tutti e due i tubi in funzione può essere una scelta perdente, perché i costi di manutenzione si moltiplicano, mettete direttamente un tubo più grande. Ma questi sono ragionamenti che dobbiamo fare come proprietà, e ce li facciamo a casa nostra mentre ragioniamo delle scelte strategiche del territorio. Non è avvenuto. Ti avevo già detto, per quanto riguarda l'acqua di Bollica, che voi state riscuotendo, avete riscosso per il passato dei canoni di depurazione che non vi erano dovuti. Noi abbiamo attivato insieme con i soldi del Comune di Bollica un sollevamento per la frazione Celso, ce ne sono delle altre. Vi ho detto, anziché far chiedere rimborsi ai cittadini, cosa che piano piano, molto lentamente sta avvenendo, ma a settembre avverrà in modo molto consistente, no, informati, perché hanno già cominciato. Questa è la polemica che hai fatto l'anno scorso. No, non è la polemica, ma questo... Con gli atti, Gennaro, abbiamo smentito. Gennaro, ma voi dovete fare sopra l'uomo. Perché io non voglio fare Gennaro, polemiche. Mi devi lasciar finire però, okay. Mi devi lasciar finire. Dovete venire a fare sopra l'uomo e capire che quello che avete riscosso per 5 anni non lo potevate riscuotere. Vi ho detto, anziché far fare le richieste ai cittadini, chiediamo ai cittadini di riversare quei soldi per finanziare l'opera, e no, tu non li devi avere, e venire sul territorio. Io ti sfido, ma non è una sfida banale, vorrei che la proprietà di Consac si decidesse di prendere in esame quello che gli sto dicendo. Avete oltre 1000 utenze che non erano servite di depurazione, e per 5 anni avete riscosso la depurazione. Una di queste è quella di casa dei miei genitori. Tu stai riscuotendo ancora oggi la depurazione a casa dei miei genitori, che non è servita dalla depurazione. E noi abbiamo oggi in campo la gara d'appalto per collegare al depuratore di Acciaroli la frazione specifica, perché siamo di fronte all'infrazione comunitaria. Quindi è inutile che ci dite poi, allora dobbiamo recedere dal servizio. No, stiamo provvedendo già, quindi non potete recedere dal servizio. Ci sono una serie di cose che vanno affrontate in modo serio e senza polemica, però dovete anche avere la capacità di ascoltare, perché se non ascoltate c'è poco da fare. L'unica scelta che mi rimane è quella di cominciare a mettere su gli scudi e combattere per il mio territorio. Ma questo mi pare una cosa ridicola, perché cosa che è mia. Se non ascoltate, non avete possibilità, ecco. E Carmela, vedi, come adesso Gennaro avrà modo di replicare, scusami Gennaro se non ci diamo sindaco di Bollica, presidente, siamo Gennaro e Stefano, anche perché vogliamo bene al territorio. Ecco perché... L'anno scorso è sorta una polemica creata per caso da un giornalista. Io ho fatto un incontro in piazza per chiedere ai miei cittadini, guardate, abbiamo questo problema, facciamo una richiesta di rimborso per le somme che voi dovreste riscuotere come depurazione, perché voi il depuratore non siete ancora allacciati. Quindi siamo partiti dalla crisi idrica, siamo arrivati al depuratore. No, ma serve... Ci sono diverse situazioni. E quindi Consac dovrebbe restituire dei soldi ai miei cittadini. No, è utile, sì, però giusto, l'ho sottolineato, ci sono diverse situazioni. Ma quello, Carmela, purtroppo il servizio idrico è integrato, perché i due settori si parlano. Sì. E quindi ho detto, guardate, facciamo una richiesta, prendiamo quei soldi, anziché riscuoterli voi e riportarli sulla vostra bolletta, li diamo a Consac e gli facciamo fare l'investimento per migliorare la condotta in collina. Il tutto è stato, come dire, riportato da un giornale in malo modo, è venuta la fine del mondo. Io ho lasciato perdere, chiedendo poi formalmente un sopralluogo per verificare insieme quali erano le utenze allacciate, e se è passato un anno nel sopralluogo non l'abbiamo fatto. Perché il Consac mi risponde, io ho già verificato. Allora, che cosa hai verificato? Sei venuto a casa mia a vedere che ti sto pagando la depurazione e non te la dovevo pagare? Non mi pare proprio. Non mi pare proprio. Allora, Presidente, siamo arrivati al Il progetto del potabilizzatore è un progetto che è ostensibile da chiunque, a maggior ragione da chi è socio e quindi dei sindaci o dagli amministratori dei comuni interessati. È un progetto che è stato condiviso da tutti quanti gli altri comuni interessati dall'opera.
quindi su 10 comuni 8 hanno deliberato. Il sindaco lo voleva inviato a lui personalmente. Hanno dato pieno assenso a questo intervento, condividendolo a pieno titolo, quindi dimostra che forse non è stato tutto sbagliato, perché se su 8 su 10 ci dicono va bene, andiamo avanti, forse qualcosa di buono è stato fatto. Ritornando invece al discorso della fognatura e quindi della tassa che secondo Stefano sarebbe ingiustamente pagata a Consap, che è una questione, appunto, un'altra polemica dell'estate scorsa, uscita sui giornali, strumentale, rispetto alla quale noi abbiamo, sì, in maniera chiara risposto e come stanno le cose, caro Stefano. Perché? Ti spiego, ci stanno atti scritti, formali, che ti sono stati inviati e ti è stata spiegata com'è la situazione. Dalle verifiche effettuate da Consap, dai dipendenti, operai e persone che lavorano con serietà e dedizione per tutti, emerge in maniera chiara che non c'è nessun pagamento non dovuto. Detto questo, però, ti chiarisco un passaggio. Quando il comune di Pollica ha trasferito a Consap il servizio, il comune di Pollica ha trasferito tutti quanti i dati e tutte quante le famiglie che erano allacciate. Non è un lavoro che ha fatto Consap, è un lavoro che ha fatto il comune, per cui ti dico, di 20 anni fa. Bravo, e ti dico che errore l'anno scorso. E ti dico che legittimità da parte di Consap non c'è, ma se ci fosse stata è perché il comune ha trasferito dati sbagliati. Ma non c'è, perché non l'abbiamo verificato. Bene, allora, caro Gennaro, io non so come fartelo capire, diciamo, volevo evitare di arrivare proprio alle modalità meno corrette tra amministratori, ma se tu mi dici che non c'è regolarità, e ti sto dicendo che un esempio di irregolarità, ma non è l'unico, ma sono circa 1000, è il pagamento della bolletta dei miei genitori, che io tocco con mano, vai a vedere in testa da Pisani Giovanni la bolletta. Frazione Cannicchio del comune di Pollica, ci paga la depurazione, Cannicchio non è allacciato alla depurazione. State dicendo un mare di fesserie, ma sai perché? E questo sai a che cosa mi porta? Alla conclusione della mia intervista di ieri. Voi non avete cognizione di che cosa state amministrando, perché voi non avete avuto la buona volontà di analizzare quali sono i problemi. Se io vi chiedo quanta acqua immettete in rete e quanta acqua adducete ai serbatoi, e io penso che voi non lo sapete, perché voi fate un monitoraggio puntuale. Tu stai offendendo persone, non me, no. Che lavorano no. E che allora, fanno guarda, 24 ore al giorno questo lavoro e quindi non te lo consente di fare e non trascendo, perché sono una persona rispettosa di tutti, ma tu non offendi persone che lavorano 24 ore al giorno, non te lo consente. Hai capito? Non te lo consente. Te la puoi risparmiare. Perché lavorano 24 ore al giorno nel tuo territorio per risolvere i problemi e le inefficienze pure tu. Quindi questo non te lo consente. Vedi? Io non ti interrompo e tu continui. Ma non devi dire inesattezze. No, io dico esattezze, non inesattezze. Io agli operai di Consap e a chi gestisce il servizio di Consap, io faccio i complimenti tutti i giorni. Che non sanno quanta acqua immettono. No, quello è un problema vostro, di governance, che non sapete che cosa fate, perché le scelte le fate voi come governance. Gli operai, se tu li senti e se tu ci parli, loro ti dicono tutto, ma tu c'era a parlare. Tu devi andare a chiedere che cosa succede sui territori, che fa una perdita, ma fa la fila, ma stacco un bigliettino. Scusate, guarda, ma non è possibile, ma ancora siamo nella condizione. Io ieri nel corso della mia intervista ho elogiato la gente che lavora, fino a ieri sera il tuo dipendente per la depurazione era nel mio comune alle 9:30 di sera, ci siamo sentiti l'ultima volta. Con chi opera sulle condotte idriche faccio altrettanto, cioè il mio vice sindaco va a misurare la quantità di acqua nei serbatoi insieme ai tuoi operai, quindi a loro non puoi dire nulla, anzi ti prego nel prossimo futuro di prevedere un incremento di unità sulla gestione del servizio come operai. Sai perché? Perché sostanzialmente io devo aspettare alle 11 di mattina che vengono a fare le regolazioni, perché se ne fa un giro prima era tutto uccidendo, questo è il senso. E invece poi mi ritrovo molte persone che lavorano come ingegneri eccetera eccetera, e ti vorrei chiedere un'altra cosa, ma il progetto di ristrutturazione del Faraone lo teniamo per intero o teniamo un lotto, due lotti? Perché io ancora non l'ho capita pure questa cosa, perché noi andiamo pure sul Faraone, perché adesso ci chiariamo bene tutte le cose, perché se tu mi dici che io dico inesattezze, faccio polemiche strumentali, perché chiedo
che vengano restituiti i soldi che avete riscosso indebitamente, e te l'ho chiesto, io ti ho chiesto una verifica, quello che hanno fatto 20 anni fa nel comune di Polli o 30 anni fa non mi interessa. Io ti sto dicendo che il Comune di Polli ti ha scritto l'anno scorso e ti ha chiesto di verificare le utenze e ti ho detto che quasi 1000 persone pagano la depurazione non essendo allacciati. E tu mi hai detto con una nota, tu non hai adeguata conoscenza, per me è già così. Tu mi devi dire da avvocato e non da sindaco. Io mo che cosa devo fare con la struttura che io partecipo come proprietà se ho la certezza del contrario? E tu non mi ascolti, e Consac non mi ascolta. E vorrei capire questo fatto, perché sennò non ci capiamo. Questo è il senso. Ti ha ascoltato, ha fatto le verifiche, formalmente con dirigenti che si sono presi la responsabilità, hanno attestato che non c'è nessun illegittimità. Ma tu sei il presidente, tu devi venire a Pollica e vieni a vedere insieme a me quali sono le utenze che non sono allacciate. Io lo posso fare perché faccio ben altro, quindi sono abituato a fare queste cose, però... Ho rispetto di chi lavora con me, che fa le verifiche e mi dà riscontro di quello che fa. Okay? Cioè, no, ti sto dicendo, ti sto quindi ho rispetto delle persone, dei ruoli e delle professionalità, cioè, no, degli altri. Fermo restando che io vengo bene, e vengo a verificare. Perché tu come me, io pulizio i bambini e penso bravo, e lo faccio pure io. Quindi, su e quindi se io ti dico, guarda, c'è una cosa che non ci capiamo, c'è un dato che non torna, venitelo a verificare. E se tu ti nascondi dietro al fatto che io faccio polemiche strumentali, ti sto dicendo, ma io non ne voglio fare polemiche, non ne voglio fare, ti voglio mettere a disposizione quello che avanzerebbe il cittadino di Polli, io te lo metto a disposizione, tu voglio pagare io un potabilizzatore, chiude che da giurisce, che cosa ti posso dire più? Però mi devi rispondere anche sulla questione del faraone, perché mo sono stanco, voglio capire perché puntualmente il mio territorio deve vedere riversati sulla spiaggia decine e decine di litri secondo perché si buca il faraone. Voglio sapere se voi avete il progetto anche per l'altra parte del faraone e voglio sapere che cosa avete portato in regione. Assolutamente, ti chiarisco tutto e chiarisco anche un dato errato che hai dato ieri in termini normativi. Allora, le reti, il CONSAC è soggetto gestore, tu lo sai bene, quindi noi gestiamo le reti che sono di proprietà di altri, quindi la rete per quanto riguarda quelle interne, la sostituzione, l'implementazione, il miglioramento è di esclusiva competenza del comune. Le reti principali, adduttrici, sorgenti, prelevamenti, potabilizzazione, eccetera, sono di competenza della regione. O meglio. Scusa, dov'è l'inesattezza che ho detto? Che l'hai detta che il potabilizzatore e la linea premente sono opere che deve finanziare e pagare. Tu l'hai inserito nel piano degli investimenti, Gennaro. Che non è stato finanziato però, che non è stato finanziato. Quindi, tu l'hai inserito nel piano, È stato inserito nel piano del strutturato di finanziamento, ma non sono stati concessi i fondi. Per cui diciamo, sono opere che devono essere finanziate da soggetti ben definiti e ben identificati. Noi possiamo, e l'abbiamo fatto, e lo teniamo su tutto il faraone, lo teniamo sulla condotta che va sostituita da Sansa al Golfo di Policastro, lo teniamo su tutti i depuratori che stiamo facendo nel Golfo di Policastro e nell'interno. Noi ci stiamo sostituendo agli enti che dicevo prima, anche nella fase di progettazione, perché nemmeno quello dovremmo fare noi. Noi siamo un soggetto che deve gestire qualcosa che gli viene trasferito da parte del lato e quindi per tramite del lato da parte dei comuni e della regione. Noi dovremmo fare solo quello, gestire l'ordinario. Ci siamo sostituiti ai ritardi di altri, abbiamo fatto le progettazioni, tutte le progettazioni, stiamo facendo anche le opere con fondi nostri. Questa è la norma, poi se vogliamo discutere la norma, confondiamo soltanto chi ci ascolta. No, ma non confondiamo nessuno. Gennaro, voi avete avuto un affidamento in deroga come società in house proponendo un piano di investimento. L'avete proposto voi. Che lo conosci bene tu questo. Ah, certamente io lo conosco molto bene. Che lo conosci bene. Assolutamente sì. E sai pure bene che rispetto ai numeri proposti. Ascoltami, in questi particolari, parliamo di cose che interessano. Ci possiamo tranquillamente scendere, Gennaro. Anzi, no, guarda, quando comincio a dire delle cose, finisci pure di dirle, perché sostanzialmente le persone non capiscono che io sono venuto qua in profonda tranquillità e trasparenza, ci dobbiamo dire tutto.
se tu metti in campo delle progettualità che vengono dal passato, così come il potabilizzatore, hai detto un'inesattezza prima. Io so benissimo che tu sei da 3 anni, ho detto 4 anni presidente di Consac. Ma se tu scrivi da 5. No, ma è un problema di chi scrive. No, lo so, io l'ho detto in televisione. Ma io chiarisco tutto. 3, 4, no, ti dico che invece il progetto del potabilizzatore di Casalvelino con l'adduttrice è un progetto datato di 5 anni fa. Molto di più, Stefano. Il primo anni, progetto, no, di più, è sì, 2010. 10 anni fa. Genna, va bene, mi aiuti a dire cose che io vorrei evitare di dire. No, no, diciamo. Perché se tu mi dici che hai investito 650.000 euro per l'emergenza del Golfo di Policastro per fare prima, perché lì si risolveva prima, e io poi ti dico, Genna, scusami, ma tu tieni questo progetto in mano da 5-10 anni, scusami, mi viene il dubbio, ma non mi interessa, lo vuoi fare adesso, fallo, per i fondi da recuperare. No, guarda, io penso che la nostra azione di pressione nei confronti della regione per quanto riguarda il finanziamento del Faraone sia un po' troppo allentata. Sia un po' troppo allentata, perché noi non abbiamo capito un fatto: fra poco il Faraone ci lascia a piedi. E se ci lascia a piedi il Faraone, tu non tieni 5.000 persone che stanno sulla collina, che rimangono a secco. Ce n'è 100.000, ce n'è 200.000 il periodo estivo, ma è giusto. Questo che cosa significa? Significa che voi dovete pensare a delle soluzioni alternative. Ti ho detto pubblicamente a Pioppi nel mio comune che è una delle soluzioni per finanziare il Faraone è farsi dare dalla regione i soldi che recupera dalle infrazioni comunitarie. La regione Campania... Ne abbiamo parlato di questo. Ma non bisogna parlare. Io stamattina utilizzo 7TV perché io voglio fare una petizione, la lanciamo su internet fra 10 minuti, un'ora, con la quale chiede ai cittadini del Cilento che la regione si impegni con delibera subito dopo Ferragosto a finanziare con i soldi dell'infrazione che noi comuni, Pollica, Casalvelino e gli altri comuni che adesso sono in infrazione, gli faremo risparmiare. Perché, per spiegare ai telespettatori perché è necessario capire, noi abbiamo delle aree della regione Campania che non sono coperte dal servizio di depurazione e fognatura. O hanno una cattiva depurazione. O hanno una cattiva performance. Che cosa fa l'Unione Europea? Ci sanziona e ci dice se è stato cattivo, e noi siamo sempre molto cattivi. L'ammontare della sanzione che l'Italia paga è di 1.800.000.000, una cifra abnorme, di cui una parte la paga la regione Campania. Lo Stato paga e ribalta la spesa sulla regione Campania, che con i fondi del bilancio regionale paga queste sanzioni. Che cosa succede? Col patto per il sud del vecchio governo Renzi sono state finanziate le opere delle condotte fognarie e depurazioni. Sapete che succede? Che Pollica si sistema fognature e depurazione e libera alla regione una parte del bilancio, così come farà Casalvelino e gli altri. A questo punto chiediamo che la regione investa quei soldi sul Faraone. Questa cosa la dico da 2 anni. Da 2 anni. Ho chiesto formalmente ieri all'assessore all'ambiente di adottare un provvedimento al ritorno dalle vacanze con una delibera di giunta. Si è reso disponibile, ma io non mi accontento perché si era reso disponibile e devo dare atto anche a finanziare altre opere e non è stato fatto. Quindi la regione che è sorda in questo momento? Penso che abbiano delle difficoltà oggettive, però se noi gli troviamo anche i fondi da utilizzare, ovvero se io ti dico tu questi soldi li tieni già in bilancio, dacceli a noi perché te li liberiamo, mi sembra legittimo, e quindi i cittadini del Cilento per una volta si devono fare attori del proprio destino. Noi lanciamo la petizione su internet, spero che ci sia una grande adesione, ringrazio Seth se ci vorrà dare una mano in questa battaglia, e ritengo che i 12, 15, 20 milioni di euro che servono per ristrutturare complessivamente il Faraone e per il quale sarebbe il caso, qualora non ci fosse, di mettere a punto una progettazione esecutiva, direi, ho detto qualora, se c'è... No, sì, su questo ti voglio precisare, perché è giusto che sappia, no? Sì, finisco. Direi a questo punto
che la regione non si potrà più esimere. Io conto di avere dopo Ferragosto, al rientro delle vacanze, un provvedimento formale. Domani è Ferragosto, ci siamo. Diciamo la settimana prossima, che diciamo, mi è stato assicurato che non anche c'era. Anche la crisi di governo l'hanno rimandata al 20 agosto. Sì, quindi... vabbè, la crisi. Diciamo, se aspettiamo il governo, siamo freschi. Quindi mi sa ognuno, che... ognuno è attore del proprio destino. Intanto la lanciamo in questi giorni, così sotto l'ombrellone qualcuno si collega sul penso telefonino e inizierà a riflettere. Prego, prego, prego. Proprio perché purtroppo. È da dire che la regione ci ha finanziato l'emergenza idrica, 1,4 milioni, abbiamo realizzato tantissime opere nel 2017. Il minimo di risposta assolutamente c'è stato, sì, assolutamente sì, c'è stato. Ovviamente su altre richieste non riescono ad essere tempestivi a soddisfare le nostre esigenze. Mi riferisco al Farone, che il Farone è stato presentato la prima volta in Regione Campania, penso più di 10 anni fa, e Stefano allora lo sosteneva come lo sta sostenendo oggi. Da 10 anni a questa parte non è stato finanziato ovviamente il Faraone. Noi come Consa, che nei limiti delle nostre possibilità economiche e senza aggravare o penalizzare un bilancio che riguarda 55 comuni, noi ci stiamo sostituendo, e nell'esempio appunto il potabilizzatore che dovrebbe essere finanziato dalla regione, ma lo facciamo con fondi nostri. Ma rispetto al Faraone, noi abbiamo presentato l'intervento per circa 8 milioni di euro nel piano strategico nazionale e ci siamo rientrati, è stato finanziato a livello nazionale, ad oggi però ancora nemmeno i fondi nazionali ci sono, per cui non stiamo aspettando la Regione Campania o che ci arrivino questi fondi, ma abbiamo trovato strade alternative. Ripeto, se parte il piano nazionale fu finanziato, fu inserito nell'ultima finanziaria del governo precedente a questo, noi possiamo realizzare parte della condotta del Faraone. Certo, se lo facesse la regione con la restante parte, noi completiamo il sistema. Però stiamo andando avanti tempi, anche in alternativa. La burocrazia, insomma, l'attesa delle risposte, l'attesa per avere i soldini. E allora il territorio si deve fare parte diligente, come sempre fatto. Abbiamo in passato. Un po' chiarito la situazione o no? Ma lasciamoci, per me ci sono degli interrogativi che rimangono tali, nel senso che. Io spero. Lei resta fermo sulla sua posizione. No, io spero. Sappiamo che anche che domani c'è un incontro, l'ha annunciato il sindaco Giuseppe Cilento. Sì. Insomma, c'è un incontro, un ulteriore incontro di sindaci su questa situazione. Io spero. Allora, ai colleghi sindaci, domani, anche alla luce di questa intervista, che cosa porterà? Quale sarà la sua. Quale sarà il, io suo, più che altro vorrei, il suo messaggio? Io non vorrei portare nulla, vorrei, ecco. Portare, vorrei che Consac portasse l'acqua e si adoperasse in questo senso. Per il resto a me interessa molto poco. E la... Consac ha già anche aggiudicato i lavori a settembre con fondi propri, non essendo arrivati quelli della Regione Campania, perché io ho parlato decine di volte con l'assessore Bonavitacola e corrispondabile ora dell'ente idrico regionale. Ad oggi però non, i soldi non arrivano. C'è responsabilità da parte nostra, non possiamo far trascorrere ai cittadini del comprensorio del Montestella, ma a chi ci viene d'estate, un'ulteriore estate con disagi e difficoltà, quest'anno aggravata, perché parte di quel territorio è servito da ASIS. Quindi l'acqua non arriva da Consac, ma arriva da ASIS. E ASIS quest'anno, per tante ragioni oggettive, è in enorme difficoltà, per cui sistematicamente... nell'ultima settimana, già per 3 giorni, per la durata di 24 ore, sospendono l'approvvigionamento idrico, quindi ovviamente creano delle enormi disfunzioni, enormi disagi. Noi partiamo con i lavori e risolveremo, mi auguro definitivamente, anche l'ultimo versante del territorio di competenza Consac. Allora, sindaco, ci salutiamo, questo caffè lo prendiamo. Ce l'offrite voi? Certo, appena parte la sigla. Va bene. Beh, speriamo insomma di rasserenare un po' gli animi, di lavorare insieme. Diciamo, c'è una cosa da secondo me dobbiamo chiarire. Che sia Gennaro, costruttiva questa intervista. No, Gennaro può non essere d'accordo con me come sindaco di Pollica, io posso non essere d'accordo con lui come sindaco di Ceraso, presidente di Consac. Queste sono due cose molto diverse dal rapporto interpersonale che deve essere garantito sempre, perché noi abbiamo comunque, al di là delle visioni diverse che possiamo avere, un interesse comune, che è quello di salvaguardare il Cilento. Adesso la cosa che dobbiamo necessariamente fare, poi ognuno fa alle sue determinazioni, vedi, le scelte sul territorio vengono fatte come al solito in modo democratico da una maggioranza di cittadini, come ti ho già detto tre ieri, mesi fa lo avete come dire con l'80%, non mi ricordo, insomma, una maggioranza, certo, assolutamente. Io tendo, mesi fa secondo me era lo stesso, non è che è cambiato in 3 mesi il presidente, sono cambiate le competenze, le capacità, no, diciamo, di diciamo, evitiamo di,
io penso che vorrei... Se poi li hanno obbligato a votarlo, quello è un altro conto, insomma, vi siete lasciati influenzare. Io vorrei evitare di scendere in questo dettaglio, diciamo, scarso. Giornalisticamente cogliamo anche la come dire, facciamo la considerazione, che cosa è cambiato da Piazza Trementi? Però tu sei tremenda, visto che tu cogli tutte le considerazioni, che fanno più piacere fare. Che cosa non è cambiato da più a tre mesi? Diciamo, non è cambiato nulla. Ha preso troppo sole il presidente Maiorino. No, diciamo che Gennaro sapeva prima, come sa adesso, che io su alcune cose ero in disaccordo. Su Consac, quindi, ci siamo prima delle elezioni, ci siamo pure sentiti telefonicamente, Gennaro penso lo potrà dire, insomma, ritengo, come gruppo di comuni abbiamo scelto un consiglio votato di amministrazione, certamente, questo non significa che non si può in qualche modo essere critici su un'azione che viene posta in essere. Però tre mesi dopo chiedere, insomma, di fargli lasciare, chiedere le dimissioni, qui... Però la direttrice di Set TV, cari ascoltatori, cari telespettatori, è tremenda. Adesso dovremmo dire alla direttrice di Set TV, se uno di, come dire, ti senti, come dire, trattato un po' male, ti fa uno sgarbo, come quello che non ti richiama al telefono, tu lo chiami e non ti richiama, oppure ti fa dei ringraziamenti che tu non vorresti. Questa è una parentesi, insomma. Vabbè, insomma. Siamo quindi tutti esseri umani, insomma, la reazione scatta. La reazione scatta, diciamo che a questo punto penso sia necessario mettere insieme tutte le forze, ritengo che... Questo è il Cilento che vogliamo vedere. Spero che Gennaro condivida con noi la necessità della petizione su Farone, perché ho la vaga impressione che quella possa essere la strada giusta per finanziare il Faraone, se non altro perché noi comunque ci siamo resi parte diligente sul patto per il sud per avere quei soldi e risolvere le emergenze, quindi penso ci sia assolutamente dovuto il reimpiego di quelle somme sulle condotte idriche del nostro territorio. E ti aggiungo anche che il Faraone, un lotto di 8 milioni era nel patto per il sud, lo so, ma purtroppo lo hanno stralciato per inserire ovviamente la depurazione per evitare l'inflazione, però sono soldi che comunque recupera e che ci potrebbero ridare. Assolutamente. Sì. Allora, Sindaco, auguriamo buon Ferragosto ai nostri telespettatori. Allora, buon Ferragosto. E sicuramente diciamo un bagno bellissimo nel nostro territorio lo possono fare, quindi almeno sulla depurazione c'è unanimità di vedute e di consensi. Siamo assolutamente impeccabili sulla depurazione, devo dire la verità. Questo ci consente poi di sfatare anche le chiacchiere. A volte capiamo la schiuma galleggiante, sindaco non funzionano i depuratori, quello è un tutt'altro fenomeno. No, assolutamente, un fenomeno assolutamente naturale. Quindi buon Ferragosto, mi raccomando, questa sera non troppi falò, perché sennò domani mattina è difficilissimo mandarvi a fare un bel bagno in spiaggia, e soprattutto cercate di divertirvi con le giuste dimensioni, insomma. Allora, grazie al sindaco Gennaro Maiorino. Grazie a Set TV, insomma. Grazie a voi, un piacere. Ci fermiamo qui, arrivederci.